Siete alla ricerca di un occhiale da trekking alpinismo che sia almeno una categoria 4 e che magari non sia neanche tanto costoso? Ecco, oggi vi parlo di questi nuovi occhiali d'alpinismo di Decathlon modello Quercia MH570. E adesso insieme ne vediamo pregi e difetti. Inizio subito da uno dei due aspetti che più mi sono piaciuti di questi MH570. E il primo è proprio la lente, perché stiamo parlando di un occhiale categoria 4 che va a filtrare molto bene i raggi del sole. Qui ho provato questo occhiale praticamente un po' in tutte le condizioni, dal trekking semplice all'alpinismo, anche su neve dove c'era forte riverbero, e vi assicuro che protegge veramente molto bene. Troviamo una lente 100% in policarbonato che da questo punto di vista fa veramente un egregio lavoro. Ha sicuramente il difetto che si graffia facilmente, però ha sicuramente il pregio che, nonostante la lente si graffi, vada comunque a proteggerci dai raggi del sole. E qui secondo me Decathlon ha fatto anche una chicca per nulla male, perché volendo con 7 euro, se non ricordo male, si possono andare a sostituire le lenti. Quindi una volta comprato l'occhiale, se le lenti dopo un po' iniziano a essere veramente tanto rigate, si possono sostituire. L'altro aspetto interessante è che poi per renderlo un categoria 4 sono andati a mettere naturalmente le protezioni laterali per il riverbero della luce. Queste sono fatte veramente molto bene, molto facile andare sia a toglierle che rimetterle, veramente in pochi secondi le si può togliere e mettere, cosa che in tanti altri modelli invece non è per nulla facile. Quindi molto semplice anche da questo punto di vista, quella semplicità che va ad aiutare molto nel momento in cui lo si va ad utilizzare, quindi fatti veramente bene. Quando poi andiamo a utilizzarli abbiamo una vista veramente molto nitida, non si hanno contorni slabrati, non si ha quell'effetto fisheye, devo dire veramente una lente fatta molto molto bene. Per quanto riguarda invece tutta la parte di frame, quindi diciamo l'occhiale vero e proprio, ecco, questa è fatta completamente in plastica con la parte finale delle asticine che sono in gomma. Devo dire che secondo me è stata un'ottima idea farla in plastica, perché innanzitutto va a ridurre i costi, e vedremo poi quanto costano questi occhiali, che è il secondo aspetto che più mi ha sorpreso. E poi comunque un materiale durevole, duraturo, un materiale che difficilmente si va a rompere o a spezzare, quindi sicuramente da questo punto di vista la plastica fa sì che questi occhiali possano essere duraturi. E poi, come dicevo, la parte finale delle aste è fatta in gomma. Questo perché possiamo andare a regolarle in modo tale da far sì che calzino proprio perfettamente attorno al nostro orecchio e gli occhiali non ballano. Da questo punto di vista posso assicurarvi che anche correndoci un attimo e magari facendo il fast hiking, una roba un pochino veloce dove si sobbalza un po', l'occhiale, se regolato bene, non balla per nulla e non c'è il rischio di perderlo. L'aspetto che un pochino mi ha fatto storcere il naso, letteralmente, è che i gommini sul naso non sono regolabili. Diciamo che questa forse è la pecca più grossa, fosse stata irregolabile sicuramente sarebbe andata decisamente meglio, però sono così, purtroppo non si possono regolare. Altro aspetto sicuramente interessante, il peso. Pensate che parliamo di un occhiale che pesa solo 28 grammi, praticamente un peso piuma, noi lo utilizziamo, lo mettiamo addosso e non lo sentiamo mai. Ultima nota, che di questo occhiale non troviamo nulla in dotazione, non troviamo neanche un piccolo astuccino dove andare a riporli. Diciamo che il prezzo, che adesso vediamo abbastanza basso, fa sì che non abbia nessun tipo di accessorio. E questo sicuramente è un pochino un contro, perché dato che la lente, come dicevo, si può aggraffiare facilmente, ecco che magari avere una custodia dove poterli riporre andava a diminuire la possibilità di eventuali graffi. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi occhiali da alpinismo e trekking di Decathlon. Nel particolare, questo modello che ho provato io costa 35,99€, 36€. Esiste poi anche un modello superiore con lente fotocromatica 2-4 che costa un pochino di più, poi naturalmente vi lascio tutti i link in descrizione. Ma nel particolare vi consiglio questi MH570? Assolutamente sì! Secondo me per i 35 euro al quale li si può comprare non ci sono competitor che fanno così bene con così pochi soldi. Davvero state cercando un occhiale abbastanza tuttofare senza voler spendere eccessive cifre, lui è l'occhiale ideale. E poi, come dicevo, se si graffia avete sempre la possibilità di sostituire le lenti con qualche soldino in più, che non fa mai male. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato estremamente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!